badu bayu 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 badu. Sezione sul giornale, cerca i disegnatori, cinema d'animazione. È stato Nino Pagot, perché c'era un lungometraggio da finire che erano i Fratelli Dinamite. Allora ho fatto la prova, ho detto ma sì, va. E mi sono messo a fare il lavoro di apprendista, nel senso che è cominciato da lì. La tecnica del cinema d'animazione era conosciuta. Quella dei pupazzi non si sapeva come venivano fatti, con cosa, con quale materiale. C'era una struttura in metallo, tutte le parti che corrispondevano alle giunture del corpo umano erano fatti in filo di piombo, che il filo di piombo piegandosi non ritorna al punto di prima, però rimane fermo. Veniva ricoperto in gomma piuma, e questo, ecco, il personaggio si girava, muoveva le braccia, girava la testa, si piegava. C'erano diversi modi di muovere la bocca. Questo qui era articolato, vedete? Era un vecchietto, parlava alla maniera dei film western. Questo personaggio, invece, le bocche si cambiavano secondo la... secondo le sillabe, secondo le M, per esempio qui apre la bocca. Questo era il lamierino, il posteriore della bocca, dentro inserito c'era un magnete permanente per cui la cosa rimane attaccata. Qui vedete che ci sono dei numeri e fotogramma per fotogramma si sfilava il perno e si cambiava posizione. Questo in tutte e quattro le zampe, per cui poi il passo nel film è classico del cavallo, che lo si vede fino a qua. Però in vano e sol perché io ero alquanto bello, però liscio e sbarbatello, e radioso fu per me il giorno in cui io vidi sulla faccia mia la barba al fin spuntar. Allora, dopo i capelli, la fronte e gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto. Smetti di ridere. Smetti di ridere, ti ripeto. Ah. Casello voleva dire quattrini, cioè io non è che morissi di fame, però lavoravo per gli amici. E dico, il mio desiderio nel cinema d'animazione era di arrivare alle sintesi. E ho cominciato a stilizzare.
E abbiamo trovato Carletto Bonomi. La linea è nata con me, è nata quando ero piccolo, che divertivo gli amici dicendo, parlando con questa vocina, dicendo anche magari qualche parolaccia così, facevo un ragazzino teppa della periferia. Io da sempre, per decenni, mi sono fatto le riprese da solo, in modo tradizionale, su pellicola. Ora invece i miei disegni vengono acquisiti con lo scanner e passati al computer. L'anno scorso una gallerista tedesca ha avuto l'incarico di trovare degli artisti di tutto il mondo che facessero delle decorazioni o dei disegni sui corridoi della nuova sede dell'Allianz, e ha chiesto ai vari autori e ha chiesto anche a me di fare su 600-700 metri di corridoi degli uffici, fare dei soggetti, delle decorazioni, delle pitture, delle cose. Io ho fatto delle storie. Ci trovavamo ai festival, ci si conosceva, si viveva sicuramente un'atmosfera